Un multiplayer.it lo reggono solo i ragazzini. Ecco che cos'hanno, un pubblico di bambini. Io non lo faccio un problema di età, a dire il vero, sinceramente. Ecco, però, se ho la mia cultura sui videogiochi e anche per merito delle riviste, cioè, se non fosse stato per PlayStation Power, io non avrei preso questo percorso universitario, non avrei fatto determinati esami universitari. Perché PlayStation Power mi diede l'input, mi fece capire che forse ero portato per l'informatica e io avevo, quanto avrò avuto, 10 anni, 8 anni quando leggevo quella rivista. Vabbè, io lo comprai, cominciai a comprare le riviste PlayStation proprio quando mi regalarono nel 95 la PlayStation. Sì, quindi in scuola elementare, quindi io leggevo le riviste alla scuola elementare, quindi parlare di età io lo trovo stupido, che comunque essere ragazzini non è un problema, e il problema è loro che stanno formando questi ragazzini a ragionare di merda. Cioè, se io sono stato educato da, che ne so, da Todeschini, da, che ne so, gli altri redattori, anzi, li vado a vedere tutti i nomi prima o poi, qua ce ne scopro pure qualcuno. Metà sono tutti IGN ora, quelli che leggevo io su queste riviste cartacee, quindi è tutto dire. Però hai capito, comunque loro mi hanno dato una cultura, cioè tramite le riviste veramente ho imparato qualcosa. Invece tramite questi portali, sti ragazzini che pure sono appassionati in buona fede, stanno diventando degli ignoranti, cioè si stanno facendo loro dei concetti di altri ignoranti, cioè si stanno gonfiando delle bugie, delle false verità. Secondo me ti cambia la tensione, più che a un certo punto ti si bloccano, perché secondo me il blocco è veramente molto complesso da implementare su una roba che ti deve cambiare al volo. Invece cambiarti la tensione, quello fondamentalmente sono robe magnetiche che ti cambiano appunto la tensione di pressione, ci vorrebbe stare. Certo, fai una domanda giustissima, lo puoi spaccare a forza di spingere più forte del dovuto? Questa è una bella Perché non ci domanda. devi. Andiamo bene, proprio bene. Nel mondo collettivo una falsa verità viene condivisa da tante persone e diventa verità. È quello che sta succedendo poi riguardo i videogiochi, che dobbiamo trovare i videogiochi seri tra gli indie e tra i AAA, ormai ci sono solo videogiochi di merda. E vengono accettati ormai da anni degli stilemi che in teoria per me, che vengo dagli anni 90, sono inaccettabili, giochi che ti escono buggati a 100 euro, giochi con vari problemi, giochi con poco gameplay. Per me sono problemi gravi, poca longevità è un grave problema. Diciamo è questo il vero problema, che questi cazzi di portali creano ignoranza. E in Italia non abbiamo veramente portali un po' più seri. Cioè, è quello che, facendo la marchetta, è quello che voglio fare col sito con gli altri ragazzi. Cioè, portare un po' di roba un po' più seria, però purtroppo non potendo loro possono accedere alle interviste con gli sviluppatori, alle convention, io non posso. E a me questa è pure la cosa che fa rabbia, che loro potrebbero acculturare ma hanno la pigrizia. Perché ho ignoranza, perché quel Pierpaolo Greco, se vai a vedere il canale YouTube agli inizi, multiplayer.it, non capiva un cazzo. Faceva un sacco di strafalcioni, da Tomb Raider scritto con Raider come corridore, a non conoscere le aziende, a fare gli errori proprio sui concetti delle aziende, a considerare di merda anche aziende storiche. Quindi partiamo di persone che, per carità, hanno avuto la possibilità di essere famosi, ma non si sono manco degnati di acculturarsi per poter acculturare il proprio pubblico. Hanno continuato a campare di sta cosa, di sto giochetto, marchetto, non marchetto e via. Oppure danno gli indie anche a recensori che non vogliono giocarli gli indie, ed è tristissimo vedere degli indie, ogni tanto mi vedo degli indie stroncati ingiustamente. La gente che si vede palesemente che non voleva giocarlo, gliel'hanno dato, ha detto gioca questo gioco e recensiscilo, e loro si vede che erano scoglionati di farlo, l'hanno giocato proprio contro voglia, e quindi escono recensioni di merda di titoli che sono capolavori. Quindi c'è tutto un sistema marcio in questi siti, e quello è il problema, non è l'età di chi legge, per me è colpa loro. E quindi il ragazzino comunque che ha un cervello a spugna apprende e si fida, perché comunque sono importanti, e gli do pure ragione ai ragazzini che dicono quelle puttanate, perché gliele scrivono questi portali che ormai sono considerati autorevoli, quindi tutte le puttanate diventano realtà ormai.